Beh, devo dire che anche l'ingegner Sicchi Damiani nel suo intervento ha lasciato delle, così ci ha posto dei quesiti, ci ha dato delle sollecitazioni. Parlava di una tempesta perfetta che è stata superata grazie al, perché come dicevo, un lavoro di squadra, consulenti automobilistici, alle delegazioni dell'ACI, motorizzazione civile, avremo modo di parlarne, faceva riferimento anche ad altre tappe importanti nel vostro percorso professionale. Ecco, tra l'altro l'ingegner Sticchi a un certo punto ha fatto anche riferimento ad un risultato di una indagine che proprio l'ACI ha effettuato recentemente, anche per capire che rapporto hanno i giovani con l'auto. L'auto ormai è vista più come servizio che come bene. E allora io giro subito questa considerazione anche al professor Stefano Pollastrelli, che è direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. Lei con i giovani, insomma, ci lavora, professore, quindi mi potrà confermare se, e poi insomma parla di trasporti, ora ne parleremo anche della figura del consulente, anche questo è un altro tema che è stato già introdotto, non solo consulente automobilistico, ma ormai parliamo consulente dei trasporti, e questo significa che il consulente dovrà acquisire nuove conoscenze logistiche, economiche, di diritto soprattutto, no? Le norme nazionali, comunitarie, internazionali, insomma c'è un bel lavoro. E le chiedo, perché so che appunto all'università che lei rappresenta con un'ASCA ha già attivato ormai da tempo anche un lavoro importante di confronto, e questo vi rende onore, merito, perché non sempre il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa dialoga con l'università, però quando succede poi ci sono dei risultati eccellenti. Le giro tutte queste considerazioni, professore. Sì, allora la ringrazio dottoressa, io devo prima di tutto veramente ringraziare un'ASCA, i segretari nazionali, uno è qui vicino a me, l'altro che vedo in prima fila, il presidente, tutti quanti dell'invito, per festeggiare un compleanno veramente importante, perché come in effetti il vostro segretario vi ha anticipato, ma ieri sera era proprio una riflessione che si faceva, e cioè quando questa legge fu emanata, in effetti questa figura professionale si trovava ad operare in una prateria normativa veramente non ben delineata. Perché? Perché il codice della strada, il nuovo codice della strada sarebbe stato emanato l'anno successivo, nel 92, non vi era un codice della nautica da diporto che fu emanato nel 2005, non vi era un codice delle assicurazioni private né un codice dei consumatori che furono poi emanati nel 2005. Quindi era qualche cosa di importante questa figura professionale che si è poi evoluta, che si è appropriata di spazi normativi e fino poi al 2015-2016, cioè l'anno accademico che segna l'istituzione di un corso di laurea, primo in Italia, in consulente giuridico per i trasporti, e oltre a essere il primo in Italia è anche il primo corso in cui l'Università di Macerata si è aperta all'esterno ed è stato scritto insieme ad un'ASCA. Quindi io credo che sia, per la verità, uno dei pochi corsi, il primo corso sicuramente in Italia, ma che è stato veramente scritto insieme ad un'ASCA, con un titolo scelto da un'ASCA. Sono curiosa, professore, quanti sì. Ragazzi si sono iscritti? Allora, gli studenti sono non solo soltanto giovani, come diceva la matricola, ecco, perché abbiamo anche quarantenni, trentenni, quarantenni, che magari hanno già un'altra laurea. Questo però è importante, perché questo sta a significare che i consulenti automobilistici o consulenti per i mezzi di trasporto, oggi l'onorevole ha parlato di consulente per la mobilità, sì. Quindi ecco, ramificazione all'interno del settore dei trasporti settoriali molto ben delineati, ma che sono veramente specializzanti, e quindi occorre una formazione giuridica veramente, credo, di un livello già alto, perché se andiamo a parlare di mobilità sostenibile, ora operare senza conoscere il codice dei trasporti o il codice della nautica da diporto, il codice della strada, delle assicurazioni, la legislazione ambientale, l'era digitale, andremo verso l'era digitale, l'intelligenza artificiale, la blockchain, quindi è uno scenario veramente importante, ma quello che emerge, quello che emergerà sicuramente, come è stato detto e che condivido dall'onorevole Silvestroni, al centro vi è il consulente
no, gli studi di consulenza, che saranno lo snodo per poi in qualche modo dare delle traiettorie anche al legislatore, perché le normative che sono state emanate successivamente sono state emanate, ma lo studio di consulenza, i consulenti si sono appropriati, no, di spazi normativi all'interno appunto di un'operazione tuttora dinamica della professione. Questa secondo me è una professione ormai consolidata, una professione certa, una professione delineata, che ha sbocchi professionali importanti per il futuro, perimetrabile fino a un certo punto. Nel senso che già quando si parla di consulente per la mobilità, è chiaro che io non posso incasellare un consulente all'interno di un'architettura normativa certa, ma ovviamente deve avere, no, degli spazi di manovra ben, no, ancora da definire. E quindi noi siamo veramente onorati, quindi insomma, come dice lei, ecco, per di questa sinergia che si è creata con UNASC. Io porto i saluti dell'Ateneo Maceratese e continueremo ovviamente a fare delle iniziative. Ci siamo fermati all'ultimo convegno prima della pandemia, che era proprio sull'automazione, sugli autoveicoli a guida autonoma, senza conducente. Con che idea si è fatto, professore? Perché sono curiosa, perché c'è il tema della responsabilità. Ma indubbia, i riflessi giuridici sono enormi, perché la responsabilità civile e penale entra e proprio, diciamo così, a gamba tesa all'interno dell'intelligenza artificiale. Ho avuto un contatto con un ingegnere della BMW per un incidente di una Tesla in America, in cui fu investito un pedone sulle strisce pedonali, e poi gli ingegneri hanno rielaborato i dati di questa intelligenza artificiale, di questa blockchain, e sono arrivati al risultato che il robot ha scambiato il pedone con un sacchetto di plastica e quindi non ha dato impulso per frenare. Allora, è una responsabilità enorme. Ora, indubbiamente c'è da capire un po', perché qui viene a mancare, cioè il 2054 del Codice Civile dovrà essere delineato, assolutamente riscritto, perché la responsabilità è piena del conducente, il conducente non c'è più, quindi rimarrebbe il proprietario, ma insomma dare poi, imputare la colpa piena al proprietario è anche un discorso, diciamo così, da verificare bene. L'Inghilterra e la Germania già si sono un po' pronunciati su questi discorsi. Indubbiamente il settore assicurativo viene molto, no, in qualche modo coinvolto in questa situazione, però ecco, in questo caso vedete come già toccando questi singoli aspetti gli studi di consulenza saranno, secondo me, veramente assumeranno un ruolo ancora di più importante all'interno di questo scenario. Per quanto riguarda invece il corso di laurea, sta andando benissimo, sta indubbiamente i ragazzi, insomma le matricole, abbiamo, ecco, ragazzi che si approcciano per la prima volta al settore dei trasporti, che non conoscono il consulente automobilistico, che non conoscono quindi questo settore, però vogliono, vedono insomma il futuro, vedono degli sbocchi professionali. Poi abbiamo anche studenti che già lavorano, che sono magari figli di imprenditori, insomma, che hanno studi di consulenza, quindi è un settore veramente importante. Il corso sta andando bene, siamo contenti, come ripeto, siamo onorati, e devo dire che poi noi facciamo anche una didattica parallela, facciamo laboratori. Prima della pandemia abbiamo fatto anche dei convegni con UNASCA sull'omicidio stradale. È stato qualcosa di un evento eccezionale, perché mi ricordo che fu emanata la legge, dopo 15 giorni siamo stati i primi a fare un convegno con UNASCA, un'interpretazione a prima lettura sull'omicidio stradale, che è stata una cosa veramente molto interessante. Tuttora vedo che io, insomma, sono poco digitale, su Facebook non ci sono eccetera, però mi dicono che ogni tanto esce fuori qualche cosa delle nostre relazioni, delle relazioni di UNMC, di UNASCA, di un'interpretazione che poi sotto alcuni punti di vista sono state anche recepite dall'alta corte, dai tribunali che si stanno indubbiamente occupando purtroppo di omicidi stradali, di lesioni stradali. Quindi questo è il nostro percorso, che è un percorso significativo. Adesso in questo momento noi ci troviamo un po' come nel Medioevo, no? Dopo questo momento buio della pandemia,
e stiamo vedendo l'altra sponda di questa professione, che è quella appunto della mobilità sostenibile, dell'ambiente, e quindi bisognerà attrezzarsi sicuramente anche a livello accademico per preparare gli studenti anche sotto questo punto di vista. Io credo, sono certo, che ci sarà la piena collaborazione tra UNASC e UNIMC proprio per consolidare e per migliorare e per elevare ancora di più la professionalità di questo settore, che è veramente molto complesso, molto complicato. Però devo dire che quella legge del 91 è stata una legge veramente anche vista per il futuro, nel senso che, come ripeto, oggi è ormai una figura veramente molto consolidata, piena, no? Quindi certa, e con sbocchi professionali di elevata professionalizzazione sempre di più importante, considerando che l'Unione Europea sta legiferando in materia di infrastrutture, trasporti, ambiente, energia, e quindi che sono tematiche normative sovrapponibili, difficili anche da decifrare. Si spera che anche il legislatore possa in questo ginepraio normativo avere anche delle architetture normative più semplificate per agevolare anche gli interpreti, insomma, e i futuri, insomma, no, consulenti, dottori in consulenti per i trasporti, ad operare al meglio nei confronti anche degli utenti e dei consumatori. Beh, le cose che lei ci dice, professore, ci confermano quanto poi la voce trasporti sia fondamentale, essenziale, la voce mobilità per tutti noi, per la nostra vita, ma soprattutto anche per la crescita del paese. Arriveranno delle risorse, c'è bisogno però di competenze. Assolutamente sì, occorre competenza, ecco, quindi che in effetti questo consulente che nacque nel 2015, non lo abbiamo fatto, oggi festeggiamo 5 anni, perché fu inaugurato nell'anno accademico 2015-2016, quindi un piccolo compleanno, però la lungimiranza di UNASC è stata quella di capire che bisognava andare verso un'alta professionalità e che, insomma, ci sarebbero stati degli sbocchi professionali, degli scenari importanti su questo settore. E quindi questo credo che sia merito di UNASC. Noi, insomma, abbiamo fatto i docenti universitari, quello che dovevamo fare lo stiamo facendo tuttora. Cerchiamo di insegnare agli studenti tutto lo scenario normativo, anche economico, del settore dei trasporti, senza escludere assolutamente le tematiche. Ci dovremo muovere adesso verso la mobilità sostenibile, verso l'intelligenza artificiale, con l'aiuto anche degli ingegneri. Ormai, insomma, come si dice, ci dobbiamo anche contaminare con scienze giuridiche, scienze ingegneristiche, scienze economiche, scienze anche ambientali, perché oggi si va verso questo settore che a compartimenti stagni difficilmente si possa in qualche modo poi avere una visione completa degli elementi su cui poi il consulente, chiamiamolo come, dei trasporti in generale, mobilità, della mobilità, come dice il futuro consulente della mobilità, dovrà sicuramente operare. Grazie professore, la seguiremo. Grazie. Grazie per il suo intervento, molto interessante, professore Pollastrelli.